della hack. Quindi facciamo così, facciamo una cosa, io faccio una strada, ci sono tante cose che troverete in questa, in questo percorso, fermatemi quando volete, oppure possiamo fare alla fine, Francesco decide di qual è la formula che preferisci, come volete voi. Chiudo io. Direi che la cosa più importante che potete fare è sfruttare quella che è la mia esperienza in questa azienda, quindi se avete domande su qual è la dicotomia massima tra la ricerca pura e metterla in pratica nel business, penso che questa potrebbe essere una buona occasione. Come vedete ci sono speranze per chi si laurea in qualsiasi materia, compreso scienze politiche, per alla fine trovare un lavoro, per cui voi sicuramente avrete più facilità di molti altri per tutta una serie di tematiche, perché credo che quello che voi studiate, data anche la mia ignoranza su molti temi di quello che voi studiate, è però per la mia azienda molto importante, ad esempio, e quindi credo che se si riesce facciamo una cosa che possa essere il più possibile utile per voi. Io vi faccio un percorso tra un po' di esperienze e un po' di storia di questa azienda, che non so se sapete, l'anno scorso ha fatto 100 anni. Il mondo dell'informatica, se ci pensate, 100 anni sono 10 milioni di anni, non saprei tradurlo tecnicamente, perché se andiamo alla velocità di evoluzione dei processori, qua secondo me, almeno per io che so fare pochi conti, i conti saltano, per cui secondo me una delle prime considerazioni è proprio questa: questo signore qua ha inventato questa azienda, ormai sono 101 anni, quindi abbiamo già superato i 100, e in questi 101 anni più o meno siamo riusciti a rimanere sulla cresta dell'onda. Poi vi racconto più o meno come e attraverso quali modalità. Sicuramente una delle modalità è quella cosa che vedete lì in alto a destra, di cui secondo me voi siete o sarete tra i principali contributori, perché una delle fonti di income principali per la nostra azienda è proprio la gestione, la rivendita, lo sviluppo di brevetti. Facciamo quasi 5 billion dollar all'anno solo su questo, e vi rendete conto quanto importante sia inventare le cose e dalle cose che inventi farle diventare cose utili per gli altri. Poi a volte sono delle invenzioni, lo sapete meglio di me, che rimangono chiuse dentro un involucro e magari non hanno uno sbocco chissà fino a quando, o altre volte lo sbocco magari viene preso da qualcun altro, ma questo è il lavoro della ricerca e credo che siete voi che potete insegnare a me su quanto è importante questo discorso. E quindi sicuramente è un'azienda che ha fatto della capacità di sviluppare l'invenzione, la capacità di inventare, uno degli elementi principali per poter andare avanti così tanto tempo. Un'altra cosa è questa, cioè siamo in un'università, se uno pensasse che l'università è staccata dal resto del mondo, farebbe probabilmente il primo grosso errore per cercare di disegnare un futuro. È chiaro che il ruolo dell'università è fondamentale, però è anche importante decidere come e quanto tutto questo ruolo lo riesce a integrare dentro gli sviluppi e nei processi quotidiani di un'azienda. Per cui è importante che qualcuno magari avesse già capito all'epoca di quanto fosse importante legarsi a quanto si può fare all'università, perché a volte i limiti della ricerca che fai nell'ambito del business sono quelli in teoria portati o soltanto portati dal profitto, in realtà non è così, a volte fai ricerca, come dicevo prima, per pura necessità di ricerca. Poi da quel lavoro vengono fuori o viene fuori un'idea che è in grado di ripagare tutte le altre 100.000 che butto o buttare nel cestino, o chiudere in un frigo o lasciare da qualche parte in attesa che qualcuno le facesse propri. Un'altra cosa fondamentale, che credo sia una chiave che ci permette oggi di essere ancora qui a parlarne, è la capacità e la logica del pensare. Per quanto possa sembrare scontato, se voi volete, non è così. Che permettere a, come dire, giocare tutto sul pensiero, cioè su quello che di fatto noi siamo in grado di sviluppare, credo sia ancora una delle chiavi più importanti per cercare di dare valore alle cose, al lavoro, alla quotidianità. E il pensiero voi lo potete applicare in qualsiasi cosa, dalla cosa più importante, profonda, estesa in termini di ricerca, anche alle cose più banali, anche al quotidiano, anche al processo più stupido, che in realtà a volte moltiplicato per n diventa molto importante. Tenete conto che ad esempio noi in questa azienda siamo quasi in 500.000 in tutto il mondo, pensate, 500.000 di persone che lavorano sotto un'unica marca,
e quindi in qualche modo si devono comportare più o meno nella stessa maniera. Quindi pensate anche soltanto un semplice pensiero di processo nel gestire tanti dipendenti, quanto può essere utile magari applicato ad altri contesti. E infatti una delle cose che noi abbiamo venduto tanto nel passato non era tecnologia, era processo, cioè a insegnare ad altre aziende come si possono gestire dei processi complessi. Vabbè, e qua le cose invece poi generano pensiero. Schede perforate e siamo negli anni 20, non sto a entrare nel dettaglio di questo. Lo sapevate che l'aveva inventato l'IBM, io non lo sapevo. Se scorri questa cosa qua è micidiale, perché alla fine vai a scoprire delle cose, lo vedrete, alcune che tu dai per scontate come oggetto, ma chi le ha inventate? Le hanno inventate quei signori che erano da qualche parte in America. Vabbè. Diciamo che oggi possiamo dichiarare la morte del PC, non so se avete letto cosa è uscito circa 10 giorni fa con l'uscita del nuovo iPad, è come se piano piano tutto quello che è nato quel giorno lì si stia sciogliendo, no? Stia scomparendo. E alla fine dico, accidenti, quando è che IBM ha venduto il proprio branch che si occupava dei PC? Quasi 10 anni fa. Cioè 10 anni fa qualcuno aveva capito, io non so come avesse fatto, perché voi sapete che IBM non fa più PC, adesso si chiamano Lenovo, abbiamo avuto un periodo di transizione della marca in cui erano doppio brand, Lenovo IBM, adesso sono solo Lenovo, ma noi non ce ne occupiamo più da 10 anni, è un'azienda cinese che ha comprato quel brand. E di fatto probabilmente non abbiamo più bisogno di tutti questi oggetti, che peraltro a me piacciono ancora, per carità. Però è proprio la modalità di interazione, una delle cose di cui parliamo oggi è anche un po' come si interagisce con gli oggetti e con le cose. E c'è una cosa che non posso non citare per il mio background, che è il tema delle cose. Oggi parleremo un pochino più delle cose e di quello che poi tecnicamente oggi definiamo come internet delle cose. Io so che magari rispetto agli studi che fate voi scendo un po' più sulla terra, e che è un paradosso, perché di solito quando viene qualcuno di Vienna a parlare in realtà vola sempre più su Urano. Invece a me piace cercare di fare, come dire, cercare di legare due elementi su quello che si può fare o che cosa fisicamente io ho fatto in modo che possa trasferire un po' di esperienza di cose pratiche sul campo. E una è sicuramente il tema del disegno. Perché se parliamo di internet delle cose dobbiamo prenderlo un po' più alla larga e parlare del disegno delle cose, perché le cose e gli oggetti sono fatti di design. Qualsiasi cosa con cui noi stiamo interagendo in questo momento, in questa stanza, ha un design e ha una sua logica. Poi lo puoi trovare nella forma delle cose per la bellezza pura, ti piace l'Apple come concetto logico piuttosto che Samsung, oppure anche nel disegno di una buona formula, perché come voi presentate delle idee, beh, quello fa già tantissimo di che cosa c'è all'interno di quell'idea. Allora, permettetemi un attimo una digressione su le cose, perché le cose, al di là del fatto che siano oggetti, hanno tutto un percorso di comunicazione che secondo me è bene ricordare e che a volte magari ci perdiamo. Ad esempio questo oggetto qua dietro comunica, perché è sicuramente chiaro a tutti voi che questa è una bottiglia di Fanta, giusto? Ok. Quindi che cosa comunica prima di tutto? Che qualcuno si è inventato una forma e fisicamente la forma delle cose è già in grado di comunicare. Questa macchina secondo voi comunica solo che è una macchina e basta? Cioè il tema delle linee curve, e qua potremmo anche qua aprire una parentesi infinita, è un tema molto interessante su tutto quello che ha a che fare con la maternalità, il seno è curvo, quindi tutto quello che è femminile ha tutta una sua storia di metavalori che si ripercorrono nel design e che ci ricordano alcune cose, che questa fantastica forma è un bel sedere. Poi è una macchina che è diventata un'icona, poi c'è tutta una sua logica di elementi di disegno, ma non dimenticate che negli elementi di disegno ci sono degli elementi dell'esperienza nostra, di quando eravamo bambini, di quando eravamo ancora nella pancia. Così come quando aggiungi comunicazione, questi signori vogliono vendere dell'acqua in questa maniera. Sì, l'acqua la vendono, ma su che cosa stanno facendo leva? Su tutta un'altra serie di valori, e qua potremmo aprire adesso il file e chiuderlo tra 10 anni probabilmente. Quindi le cose diciamo che comunicano attraverso la loro forma, il fatto che gli dai un meta significato con la forma, con la comunicazione, ma oggi cominciano a comunicare anche attraverso altri valori. Guardate questa impietosa differenza tra una schifosissima zuppa Campbell e la fantastica Nutella, che secondo me è un oggetto imbattibile per il fatto che ci genera proprio tutti dei dipendenti, una droga disponibile in commercio sugli scaffali dei supermercati.
Cos'è interessante? Che, come vedete, questo oggetto ha una costruzione di elementi di comunicazione che sono stati, come dire, aumentati dal fatto che vengono condivisi. Per cui ha un brand, ha una forma, ha dei colori, cioè tutti quelli che sono gli elementi della comunicazione. C'è innestato un nuovo elemento della comunicazione che è quello della condivisione sociale. Per cui quell'oggetto, anche forse se non avesse tutti quegli elementi, ma è chiaro perché se ha, questo è un po' vecchio, quasi di un anno fa, 2 milioni di fan contro i 9,60 dall'altra parte, è perché la gente ne riconosce la forma, eccetera, eccetera, il sapore. Ma poi c'è il canale, in questo caso Facebook, che ti permette di aggiungere un valore di comunicazione a quell'oggetto. Però non è l'ultimo livello di comunicazione, ce n'è uno ulteriore, che credo sia quello che interessa più tutti voi. Sapete cos'è questa? Non so se siete stati mai a Londra. Ci ho dimenticato di tirarla fuori. Ed è questa, no? È la tessera della metropolitana di Londra. Passate, ci sono dei dati inseriti dentro, che sono quelli del vostro abbonamento che avete pagato. E che cosa succede quando passate e mettete questo oggetto che ha un trasmettitore RFID dentro e sopra un lettore RFID? Succede quella cosa. Questa è una fotografia che ha fatto un centro di ricerca in Inghilterra, in realtà fa parte di uno studio, si chiama Berg, vi invito ad andare a vedere il sito perché è veramente molto interessante, che ha un gruppo di ricercatori dell'università di Tromsø, dimmi. Come si chiama? Berg, B-E-R-G, Berg of London, credo sia. Ma il nucleo di queste persone sono sostanzialmente, diciamo, dei creativi pubblicitari con un grosso background tecnologico e fanno installazioni e sistemi di comunicazione basati sulle tecnologie. In questo caso hanno fatto una fotografia di che cosa succede quando appoggiate un RFID su un lettore, cioè sono riusciti a fotografare, ditemi voi cosa sono, elettroni, non lo so, qualche cosa, che è quello che succede quando. Quindi di fatto gli oggetti, oltre a tutto quello che abbiamo visto prima, compreso Facebook, comunicano anche con un altro elemento, l'elemento tecnologico che oggi può fisicamente essere affogato, annegato agli oggetti. Capite che cambia tutto, perché se adesso io posso dare un'anima digitale alle cose, qualsiasi cosa, e ovviamente anche la più piccola, qua parlate di nanotecnologie come se fossero popcorn, quindi immaginate fin dove si può arrivare, qualsiasi cosa può avere un'anima, e può avere un'anima di informazioni che voi potete sfruttare in n.000 scenari e contesti. E credo che questo sia un tema veramente che rivoluziona più o meno tutte le prospettive. Certo è che, per quanto tu la rivoluzioni, questo è un altro elemento di battaglia, secondo me, di ricerca, fa sì che ci siano dei fattori come questi. Steve Jobs l'ha capito molto prima, non mi piace tanto citare Steve Jobs perché è veramente come citare, non so, parlare di Ibrahimovic, cioè le cose più normali di tutti i giorni, però effettivamente sicuramente una visione era quella, cioè si erano resi conto già da Mo che se tu fai delle cose belle, queste cose belle, hanno in sé la logica della semplicità. Infatti ci sono delle icone del design che rimangono tali, la Volkswagen che avete visto prima, la Mini, che hanno una loro icona di semplicità che se tu riesci a cogliere, anche quando fai una nuova edizione, ti porti dietro tutta quella logica di semplicità. E chi ha iniziato a usare Apple o Macintosh, come si chiama una volta, 15 anni fa, 20 anni fa, quella storia lì se l'è portata dentro dal primo giorno. Difficile che uno salti, se uno ha iniziato con quello, fare il salto verso un altro universo di interazione è veramente molto complicato. Però c'è un elemento importante che è proprio questo, e io la cosa che dico sempre è: ma va, cioè, lo sappiamo tutti che se ti piace una cosa tu hai già comprato quella cosa, e quindi sei disposto anche a dire che funziona meglio o peggio, funziona meglio rispetto a un'altra perché tu ne sei innamorato. Ed è un modo con cui si costruisce una relazione con gli oggetti. C'è poi un esempio impietoso, un classico, della vecchia Palio a sinistra, che vabbè, è come sparare ogni volta. Magari qualcuno piace, attenzione, però diciamo che fatte 100 le persone, è più carina quella di destra che quella di sinistra, più o meno ci direbbero così, per tutta una serie di fattori. Non credo che costasse molto di più fare bella la Palio, cioè in realtà il costo delle macchine non è molto diverso. Poi ci sono tutta una serie di finiture, eccetera, ma è il concetto di quell'oggetto disegnato in forma più moderna, più attraente, più logica. La domanda che ci viene da fare a tutti quanti: ma ci voleva tanto a rifare la 500? Cioè ci ha messo non so quanti, 30 anni prima di decidere di rifare quell'oggetto lì. Quindi torniamo alle cose che comunico. Qua vi ho messo una carrellata di esempi. Quello là, T
Tiki Tag, vi consiglio di prenderlo se volete, un kit che compri su internet per instrumentare le tue cose. Sono degli RFID, c'è uno scrittore RFID e ti permette di inventarti tu le cose che ti puoi animare, cioè puoi costruirti degli oggetti animati con un'anima digitale, attenzione. Per chi corre, là c'è Nike Run Plus, hanno messo un sensore dentro la scarpa comunica l'iPod, l'iPod comunica GPS, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, anche le cose più di uso quotidiano, ovviamente tutto quello che riguarda il touch, quello lì si vede male in basso a destra, ma non so se vi è mai capitato, a me è capitato, prendono questo affare, te lo mettono dentro l'iPhone e diventa un lettore di carte di credito, quindi l'iPhone automaticamente abilita scenari che erano impensati. Voi andate a aprire un mercatino per strada, vendete le cose di casa, qualcuno vi paga, vi può pagare anche direttamente con la carta di credito, senza che voi dobbiate avere il POS, che è un oggetto che oggi concettualmente pensi soltanto a disposizione di chi ha un negozio. In realtà, con credo $80 lo puoi avere anche tu domani mattina. Anche qua si vede malissimo quello là a destra, purtroppo mi spiace. La cosa interessante è che il paradigma degli oggetti che possono comunicare e quindi che ogni oggetto di fatto digitalmente ha un'anima che ha tanti elementi al suo interno, cambia anche la forma con cui tu puoi disegnare le cose. Puoi fare uno schifosissimo, funzionalissimo ma brutto oggetto che è una router wifi come quello che vedete là in alto a destra, puoi farne uno, lasciate perdere che ti piace oppure no, non so se lo ricordate, quello con le orecchie, quel coniglio che in realtà è uguale a quello di destra ma ti permette di rivoluzionare completamente il discorso. Perché ha un senso questo ragionamento? Perché tipicamente voi il router wifi lo mettete dove c'è la presa che vi viene fuori della DSL. E dove le mettono le prese? Ce n'hai una in sala e l'altra a volte ce l'hai in camera, punto, non è che te ne mettono 300. Quindi il router o sta in sala o sta in camera, ma tipicamente la camera, siccome è più lontana, c'è i muri, le porte, cosa fai? Lo metti in sala. E se lo metti in sala, perché devi metterti sta schifezza con due antenne quando puoi farlo così, attenzione, o in n altri modi? Adesso ci sono delle lampade, ad esempio, che sono dei router wifi, tutto embeddato in una lampada che puoi mettere lì. Cambia tanto come discorso, perché allora ti rendi conto di quanto il design e la tecnologia siano qualche cosa che sono veramente molto vicini ad essere quel tutt'uno che penso molti di voi abbiano capito oggi quanto fa parte della propria vita. Il discorso dell'iPad 3, 4, 5, quello che verrà, è che stiamo arrivando a una tecnologia facile, bella, tattile. Il discorso di toccare le cose non è assolutamente banale e credo sia forse una delle più grosse rivoluzioni ed evoluzioni dell'interazione con le cose che ci stanno attorno, perché fisicamente toccando tu penetri le cose, cioè c'è una relazione anche personale, umana, molto diversa rispetto a digitare su una tastiera. Quindi credo che tutti quanti siete consapevoli del fatto che ormai ti porti addosso una tecnologia che sarà sempre più parte della tua vita e tu non hai voglia di avere addosso una Palio se devi portartela in giro, è meglio avere addosso una 500, perché voi avete scelto le scarpe che avete, la camicia che avete, gli occhiali che avete, per tutta una serie di cose, principalmente perché vi piacciono. Altri esempi, qua secondo me molto interessante, quella è una società israeliana che ha fatto una carta non molto diversa da questa, identica, con una linguetta che diventa un reader USB. Ora, non è soltanto una chiavetta di memoria USB, la cosa interessante è che loro cosa ci hanno messo dentro? Un sistema operativo Linux. E cos'è di bello? Cos'ha di bello questa idea? Che tu praticamente prendi una card di quel tipo, la metti in qualsiasi PC, lui bypassa il sistema operativo e ti carica il sistema operativo che c'è qua sopra. Quindi di fatto diventa una card di memoria, ma volendo ti permette anche di avere preconfigurato il tuo desktop e farlo girare su PC di 10 generazioni prima, 5 generazioni prima. Basta che abbiano una presa USB. E accidenti! C'è dentro di tutto, è una card, è una memoria, ci puoi fare comunicazione sopra, ma ti porta in un altro. È come la tecnologia in realtà sta entrando in una parte quotidiana. Questi qua a destra sono dei giapponesi che cosa fanno? Mettono sugli scaffali che avete visto prima delle comunicazioni quando mettono le magliette. Quindi tu entri in negozio e ogni scaffale di magliette ha una comunicazione sopra, ti dice poesie, eccetera. E ogni volta che cambiano le magliette, che hanno dentro un tag RFID, comunicano allo scaffale e anche per strada. Quindi c'è un modo per portare il prodotto, immaginatelo, dallo scaffale alla testa dello scaffale, dalla testa dello scaffale alla strada e dalla strada ovviamente direttamente sul web, perché l'aggiornamento dei prodotti lo vedi poi facendo tutto un itinerario fino alla parte di web. Le cose hanno un'anima, quindi hanno un'anima che, come dire,
smonta tutto quello che era un paradigma prima, per cui tutti gli oggetti rimanevano saldati nella loro entità, ma diventano qualcosa di molto più interattivo. Qua un primo esempio delle cose che abbiamo fatto noi. Ve lo cito perché poi vedrete come quell'interfaccia lì l'abbiamo sviluppata più volte. Questa file che vedete qua a sinistra è un lettore di consumi energetici. È fatto di due pezzi, si chiama Watson e la sua interfaccia si chiama Sherlock, e loro hanno preso questo gioco carino tra il dottor Watson e Sherlock Holmes. Praticamente è fatto da un trasmettitore che voi attaccate all'uscita dei cavi del vostro contatore, quindi immaginate il vostro contatore di casa, esce la matassa di cavi, attaccate questa clip che ha un trasmettitore, questo trasmettitore trasmette a questo oggetto. L'oggetto, invece di essere un bruttissimo display di plastica, di quelli soliti che magari trovate in qualche negozio di elettricisti, è fatto come quello, questo affare che vedete, grande più o meno così. Sulla parte superiore vi dice in tempo reale quanto state consumando, in watt o in soldi. Perché se voi, quando fate l'input delle informazioni, mettete qual è il vostro contratto, lui vi dice automaticamente quanto consumerete a fine anno. Perché l'hanno fatto così? L'hanno fatto così per la stessa ragione per cui vi ricordate prima il coniglio è più carino del router con le due corna di plastica. Perché la logica con cui hanno disegnato questo prodotto è se io ti faccio vedere quanto stai consumando, forse tu ti rendi conto di quanto è il tuo impatto energetico. Infatti l'oggetto più consumante più manda una luce rossa scura, verdino chiaro, rosso scuro. Ed è incredibile come voi, se andate in cucina, aprite e chiudete il frigo, vedete come cambiano i vostri consumi. Allora dite, ah, accidenti, fammi un po' vedere quante luci ci sono accese in casa. Vai e comincia a spegnere. E loro dicono che la comunità che si è comprato questo oggetto, e io l'ho comprato, e non so dirvi se io faccio parte di quelli che hanno risparmiato, però dice che alla fine tu mediamente risparmi il 20%, perché è solo la percezione psicologica di quanto stai consumando. Ma a me cosa interessa raccontarvi sono le altre due cose. Uno, grande disegnato perché questo fosse messo in mezzo al salotto e non nascosto da qualche parte, come il coniglio. Così che quando tu stai guardando la tele vedi che cosa sta succedendo attorno a te. E dici, ah, attenzione. Poi ha un bellissimo software che ti fa vedere l'iter dei tuoi consumi. Quindi veramente vedi picchi, vedi quando fai andare a lavapiatti, vedi quando apri il frigo, vedi cosa succede di sabato rispetto al martedì. E quindi ti fai un'idea del tuo comportamento in rete, che se volete comincia a diventare un po' pleonastico, cioè come se ormai tutti ci auto misurassimo, però è interessante perché comincia a far ragionare tutti sulle potenzialità della condivisione delle informazioni e dei dati. E noi che cosa abbiamo fatto? Per ora abbiamo disegnato quell'interfaccia che vedete a destra, che è quella che ti permette, anche quando sei fuori casa, di sapere che cosa sta succedendo in casa in tempo reale. Quindi abbiamo preso su Android, quindi tutta una roba open, un'interfaccia che abbiamo sviluppato noi che si chiama Universal Inbox Frame, che è un tool che permette di visualizzare le informazioni utilizzando il telefono come un hub che riceve informazioni eterogenee, stock exchange, le ultime notizie, che cosa sta succedendo nel meteo e il dato di casa tua. E poi vedrete invece come l'abbiamo applicato in un contesto più pratico. Perché? Perché secondo me è interessante esplorare fin dove ci si può spingere nella aggregazione di informazioni complesse o meno ed eterogenee in device che sono quelli con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, che è questa cosa qua. Ops, scusate. Sì. A un certo punto arriva internet. Tutto quello che vi ho raccontato adesso, le scarpe Nike, il keyboard, la lettura delle carte di credito, eccetera, ovviamente non sarebbe stato possibile così. Noi nell'87 abbiamo fatto parecchio per questa cosa qua, quasi nessuno lo sa, cioè abbiamo lavorato tanto con chi poi ha portato il concetto da dove era a dov'è, e abbiamo contribuito in forma, come dire, massiccia alla diffusione di quel tipo di logica. Un esempio di come è stato utilizzato è il grid. Grid computing adesso se ne parla meno, oggi parli sempre più di cloud come logica, però la possibilità di usare la capacità di pensiero delle macchine sparpagliate in giro per il mondo non è molto diversa da quello che ti permette di andare a acquisire informazioni. In fondo metti delle informazioni in rete attraverso forme intelligenti, chiamatele come volete, che riescono a comunicare tra di loro. E ad esempio l'utilizzo della capacità di calcolo è una cosa molto interessante perché ti permette
di far evolvere tutta una serie di dati, informazioni utilizzando quello che c'è già. Credo che anche questa sia una parola molto importante. Quello che c'è già è probabilmente una delle leve principali forse per far evolvere molto rapidamente il mondo informatico tecnologico, perché sono stati fatti già migliaia di investimenti, migliaia in termini economici e di numero proprio fisico sequenziale, che paradossalmente a volte è veramente stupido non sfruttare, ed è quello che noi proviamo a raccontare, perché molta tecnologia l'abbiamo anche venduta, siamo anche stati bravi a venderla, ma a volte i clienti stessi non la fanno o non la utilizzano, perché per mille ragioni, perché ti compri della capacità di calcolo che poi magari non sfrutti. L'altro giorno ero a un discorso con una persona che si lamentava del fatto che secondo lui qualcuno la sera gli ruba la banda wifi, no? Lui dice, ah, io ero lì, non funzionava niente, vedevo che il mio router era lì che lampeggiava. Io ho detto, ma qual è il problema? A parte una questione, se volete, di privacy o di furto di qualche cosa che è tuo, dici, lo pago io, non voglio che lo usi qualcun altro. Ma io gli ho detto, ma tu conosci la Fonera? Non so se qualcuno di voi la conosce. La Fonera è una società spagnola che è nata 7-8 anni fa. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un router che per principio condivide invece che chiudere. Cioè, ti dice, guarda, mettiti il mio router, fai parte della comunità, così che se io vengo a Trieste, e non sono di Trieste, ma sono un abbonato della Fonera, vedo automaticamente chi è che mi dà banda gratis, mi metto lì vicino, sotto la finestra, e navigo. E che cosa fa quello lì che mi dà la banda? Ci guadagna, perché la Fonera gli scala un pezzo del costo del router. Quindi paradossalmente anche qua c'è molta logica a tentare di chiudere, ma forse ormai non si può più tentare di chiudere, come il tema della privacy, che magari tra un pochino trattiamo, ma è sbagliato, è stupido, non porta da nessuna parte il cercare di chiudere, probabilmente bisogna fare esattamente l'opposto, raddoppiare l'apertura, e ad esempio la Fonera è un buon esempio di come per sfruttare commercialmente l'idea della condivisione. Qualche cosa che fa l'IBM, che secondo me è molto interessante, è che spesso non si sa è quanto impegno le persone che lavorano lì dentro mettono nell'ambito sociale. Cioè c'è proprio una missione, se voi volete, che in questo caso si chiama Corporate Services, per cui molti dei miei colleghi vanno fisicamente a raccontare cosa si può fare con la tecnologia, un po' come sto facendo io oggi, se volete, e lo fanno per missione. Lo fanno certo perché in fondo è l'azienda che fa, se volete, un po' di promozione sul brand di quanto posso essere bravo o simpatico io a essere qua oggi a condividere il tempo con voi. Però se ci pensate, non è soltanto un bene per un'azienda, è un bene di tutti. In fondo se imparo delle cose e qualcuno mi mette a disposizione il tempo per metterla a disposizione, beh, è importante ed è una forma di condivisione tanto quanto quella che vi citavo poco fa. E poi c'è un tema dell'accessibilità, un'altra cosa che nessuno sa è che IBM è stata la prima azienda al mondo ad assumere una persona disabile nel 1917, cioè è la prima volta che qualcuno ha detto sì, ma le persone con delle disabilità, sesso, razza, religione diverse, come le consideriamo in un'azienda che concettualmente magari diventerà globale, all'epoca era veramente un po' in anticipo. Beh, se tu sei un'azienda che sta su sto mercato e pensate quante altre aziende dopo hanno seguito questa logica, hanno capito quanto fosse importante questa tematica. Questo è uno dei temi che io porto più avanti come mio lavoro personale, come mia ricerca, come missione che l'azienda mi ha dato. E qua vi racconto un progetto che abbiamo fatto a Nettuno, ormai sono quasi 3 anni e mezzo fa, che ha preso tutta una sua piega veramente interessante. Cioè, mi trovo con queste persone dell'ufficio disabili di Nettuno e mi raccontano questa storia, mi dicono, ma sai, siamo andati per comprarci una maglietta in un negozio e questa persona è sulla sedia a rotelle e io me la sono dovuta provare per strada. Gli dico, come per strada? Fa, eh sì, non potevo entrare in negozio perché c'erano 3 gradini, non me l'avevano detto perché lei, una sua amica, ha visto una maglietta che piacete, vai a provarla in questo negozio, e me la sono provata per strada. Ora immaginatevi se nel 2009 all'epoca, possiamo anche dire nel 2012, che per me è cambiato tanto, uno deve andare in un negozio e se lo deve, si deve provare una maglietta per strada perché non può accedere, ma non glielo potevamo dire prima. Allora l'ufficio del comune, l'ufficio di disabilità del comune di Nettuno ha raccolto tutta una serie di informazioni, poche per la verità, circa 300 punti di interesse li abbiamo chiamati noi, sull'accessibilità dei loro luoghi. Però l'abbiamo presa come un buono sforzo fatto da un'amministrazione e poi facendo un'indagine vedrete e vedete quante amministrazioni hanno già fatto questo sforzo, cosa spesso non fanno. A Bolzano c'è un'esperienza fantastica fatta dalla cooperativa independent di Merano, spesso questo elemento rimane un po'
non accessibile, mi spiego, è accessibile su un computer, ma se io sono in giro non ce l'ho quella affare lì. Avrò un iPad, molto probabilmente, forse ho un iPhone, sicuramente ho uno smartphone, dai, diciamo che ormai ce l'abbiamo tutti più o meno, facciamo finta, ormai ci siamo molto vicini. Quindi cosa posso fare con uno smartphone? È molto semplicemente scoprire quali sono i punti che sono accessibili rispetto alle mie esigenze. Non è niente di più di quello che fa l'iPhone con Around Me o Places di Google, cioè ti dice guarda attorno a te ci sono questi posti, cosa vuoi? Un bar accessibile, un negozio di abbigliamento, poi ci puoi aggiungere i brand, immagina tutto quello che ci puoi fare come sistema di informazione, ma non c'era 3 anni fa. Allora l'abbiamo fatto diventare un caso, questo caso è piaciuto ai nostri colleghi americani, quindi siamo partiti dall'Italia, io dirigo una divisione europea, però essendo italiano, come dire, le relazioni succedono un po' dappertutto, ma è quasi naturale che alla fine faccia più progetti in Italia che nell'altra parte. Però l'Italia è, noi siamo IBM è un'azienda americana, quindi l'Italia è un pezzo dell'impero, no, se volete, lo dico in senso buono, ma è così, che è un'azienda americano-centrica, quindi tutte le altre subsidiaries sono lontane concettualmente. Invece mi è piaciuta l'idea che abbiamo fatto, l'IBM è aperta a vedere che cosa fanno gli altri, immaginate cosa facciamo in Cina, in India, dove in Brasile, dove c'è uno sviluppo così veloce che qualsiasi azienda è in grado di capire, di vedere che cosa puoi fare là e poi portarlo da un'altra parte. Insomma, nel nostro piccolo abbiamo raccontato questa esperienza che è così piaciuta che ha fatto un salto di qualità. Bam. E dopo un anno e mezzo abbiamo fatto la stessa cosa fino a New York. Qua il problema era un po' diverso, perché invece di avere circa 300 punti di interesse ci siamo scontrati con 13.000 taxi, cioè una cosa un po' più grande. E alla fine abbiamo fatto questa stessa applicazione per la città di New York. È stato un progetto pilota che abbiamo portato fino a, scusate, da agosto fino a dicembre del 2011 e adesso stiamo facendo tutto il lavoro per far sì che questo concetto diventi quasi uno standard, se volete, per le città. Cosa di interessante rispetto a Nettuno? Che abbiamo integrato il tema dei trasporti. Esempio, sono all'acquario di New York, devo andare al Lincoln Center e sono su una sedia a rotelle. Che percorso devo fare? E il sistema ti dice, ah guarda, tu sei lì, c'è una metropolitana con l'ascensore che scende, poi puoi fare tutto questo percorso, c'è una metropolitana con l'ascensore che sale, ti dice i posti più vicini. Però ti dice, ah attenzione, perché il sistema gli ha detto che in quella stazione dove tu saresti dovuto scendere stanno facendo dei lavori, quindi non è accessibile quel giorno. Allora ti suggerisce quale altra stazione è la più vicina e quale percorso alternativo puoi fare. Tutto questo lavoro è stato fatto con i dati che ci sono stati dati dall'amministrazione, dall'azienda dei trasporti di New York, dal sindaco, dagli uffici della disabilità, eccetera, eccetera. Ma dov'è la parte interessante? Ed è qua che quello che vi citavo prima, la Fondazione Independent, la Rick Hansen Foundation, eccetera, a usare i cittadini che già stanno camminando, che già hanno un telefonino, che già si muovono sul territorio per dire ragazzi non è che mi aiutate e mi date delle informazioni che posso aggiungere qua, così che magari l'aggiornamento delle informazioni è di cosa sta succedendo è più veloce, più in tempo e magari mi dite anche qualche cosa che io non ho potuto vedere. E ci sono delle realtà che si sono messe a coinvolgere gli utenti e a dirgli guarda ti do un tool di strumenti per valutare, quindi tu sei lì davanti e dici ok 8 gradini, spessore 10 cm, livello di accessibilità da 1 a 10, 4, lo segnalo e lo metto a sistema, incrocio 3 o 4 dati, mi rendo conto che è un dato sostenibile, fisicamente corretto e lo pubblico. Allora è anche la parte di condivisione sociale delle informazioni con la quale possiamo veramente immaginare uno scenario, secondo me molto prossimo, di condivisione delle informazioni. Ed è fatto attraverso sempre quella prima chart, se vi ricordate, di quando abbiamo iniziato a parlare delle cose. Perché vedi le cose e attraverso delle cose animate permette di far sì che altre cose siano parte di un sistema di cose che qualcuno poi utilizza per se stesso, per gli altri. Altra cosa che due cose che non si sanno, perché qua dentro c'è scritto tra le righe che abbiamo inventato pure la chat come sistema di interazione. Lavoriamo tantissimo sul tema della collaboration, che è un tema molto scontato credo per tutti noi, credo che siamo in una chat adesso in teoria.
Quindi probabilmente un pezzo dell'origine di Buzumi che sta lì sul tuo PC arriva da qualche parte qui. L'abbiamo sistematizzata anche per far sì che chat e compartecipazione delle persone attraverso la rete fossero qualcosa con cui le pubbliche amministrazioni ad esempio potessero crescere. E abbiamo lanciato queste cose che si chiamano Innovation Jam. Ne facciamo due, uno interno, quindi ogni tanto in IBM parte questo Innovation Jam su dei temi. A volte il tema è diteci qual è il tema. Ok, quindi tutte le 500.000 persone che lavorano in questa azienda dicono per me dobbiamo parlare di internet delle cose o di qualcos'altro. Oppure su dei temi che sono già stati scaldati e devono essere cucinati, mettiamola così. Oppure utilizziamo questi sistemi per permettere alle pubbliche amministrazioni, alla città, alle aziende di capire che cosa vogliono i cittadini, che cosa vogliono i colleghi, che cosa vuole una comunità. Ed è un modo anche qua intelligente di utilizzare quello che c'è già. Dov'è la parte di differenza che fa IBM? È nell'elaborazione delle informazioni, perché una cosa sulla quale stiamo lavorando da tantissimo tempo è come interpretare i dati in forma intelligente, quindi mettere intelligenza, scusate, a quelle che sono delle informazioni che a volte sono piccoli elementi verticali che se non correlati non portano da nessuna parte. Con Francesco prima abbiamo parlato di questo 5 minuti. Watson è uno dei centri di ricerca più importanti di IBM, sopra New York. Io ho avuto la fortuna di andarci e secondo me ognuno che lavora in IBM dovrebbe passare di lì un giorno, perché lì ti rendi conto di un'azienda molto meno software based, come ormai tutte le aziende che fanno informatica sono, cioè c'è questa idea del software che è un elemento, se volete, un po' etereo, che è da qualche parte, c'è o non c'è, ma lo posso scrivere un pezzo qui, un pezzo a Bangalore e un pezzo a Shanghai. Li metto assieme, ho costruito un software. Poi invece si parla di fisica ed è uno spazio fisico all'interno di un bellissimo ufficio in mezzo a un prato, a un campo, dove non vedi niente. Poi intanto apri le porte e vedi acceleratori di particelle, chiudi la porta, c'è un altro che lavora con i pannelli solari veri, non dei pannelli solari concettuali. C'era questo mio collega fantastico americano con i bretelloni, 100 pelle nel taschino, pelato, gli occhiali, il classico ingegnere che tu ti immagini dell'IBM, o il fisico, perché lui è un professore di fisica, che lavora all'ottimizzazione dei pannelli solari. Quindi stanno, e i pannelli solari sono nel giardino dell'ufficio, ma ce ne sono, non so, 40, sembra quelle robe gigantesche. E quando tu ti rendi conto e ti confronti con questo, dici, ah, accidenti, c'è qualcuno che fa quella ricerca, che, ripeto, non è quella del software geniale, dei quattro ragazzetti fichissimi che riescono a cambiare il mondo con quattro cose bellissime. Non sto dicendo che non sia bello, dico però che c'è quel pezzo di ricerca fisico, non saprei come altro definirlo, che secondo me è veramente entusiasmante, è stata un'esperienza notevole. E dentro c'è questo affare che si chiama Watson. Watson, avete visto la prima chat, il nostro fondatore, abbiamo nominato anche questo computer che dopo 10 anni di ricerca, 3 anni fa, mi sembra 2 anni e mezzo fa, ha sfidato a Jeopardy, quel rischiatutto americano, delle persone, degli esseri umani. Dov'è interessante la cosa? La cosa interessante è anzitutto il fatto che fosse in grado di interpretare una serie di elementi cognitivi complessi, perché le domande che faceva il Mike Buongiorno della situazione, che non so come si chiama negli Stati Uniti, erano domande anche multiple, contrarie, cioè non era semplicemente chi era il Presidente degli Stati Uniti quella data, ma chi non era il Presidente degli Stati Uniti tra questa e quest'altra data. Quindi che comportano, avevo immaginato, un percorso cognitivo di gestione delle informazioni molto più complicato. Interpreta la parte semantica ed è stato veramente un modo di come tu puoi far capire quali sono le potenzialità di pensiero, di calcolo, di ragionamento di una macchina. Ora voi mi direte, ma chi se ne frega? Cioè, ci sono le persone, perché deve fare una macchina? Assomiglia un po' alla sfida degli scacchi, se vi ricordate, degli anni 70, dove anche lì la macchina batte la persona, anche perché, se volete, là era un po' più semplice, sequenziale quella logica di calcolo, qua invece vai a toccare degli elementi semantici. Beh, se pensate ai campi di applicazione, quel chi se ne frega cambia un po' dimensione, no? Perché è chiaro che idealmente è una bellissima cosa, ma poi devi capire dove lo puoi applicare. Allora provate a immaginare se io sono dentro un pronto soccorso e mi arriva su un lettino una persona che viene scaricata da una autolettiga, da un'ambulanza, e io, medico, leggo i sintomi a voce, parlo dei sintomi che vedo davanti a me, battito X,
colorito Y, eccetera, eccetera. E c'è un sistema che con un microfono prende quello che sto dicendo ed è in grado di dirmi immediatamente quali potrebbero essere le 10 cause principali, con la prima 93%, la seconda 70%, la terza 40%. Cioè, se un sistema è in grado di interpretare che cosa gli sta dicendo una persona a quel livello e propormi delle soluzioni in tempo reale, allora capite quanto può essere importante tutta la ricerca che sta lì dietro. 10 anni per arrivare lì. 10 anni di un team che si è dedicato a questa missione, sfidare a Jeopardy gli altri concorrenti e riuscire a vincere. Quindi, poi vinca o meno, secondo me è relativo. Cosa è importante è che sia arrivato a quel livello e cosa è importante è che questa logica cominci a essere applicata. Lo stiamo cominciando a condividere, ad esempio, in alcuni ambiti universitari dove si fa ricerca, quindi dove puoi portare una mole di informazioni e far crescere il sistema, perché il sistema ovviamente è in grado di imparare, avendo questa base cognitiva, e farlo diventare un sistema evoluto. È un po' come un altro progetto che abbiamo fatto tanti anni fa sul miglioramento del riconoscimento vocale. Oggi, se voi avete provato Nuance, che è l'azienda che ha comprato tutta la massa di software per il riconoscimento vocale, come dire, il livello che hanno raggiunto è grazie anche a chi ha fatto tanta ricerca in quell'ambito per far sì che come parlo io e come parli Francesco siano interpretati entrambi, io col mio accento, lui col suo, io che dico verde così, perché lo dico veramente così, con questa E aperta e non so perché, ma lo dico così, sia in grado di capire quello che sto dicendo. Ecco, è il condividere anche questi dati, queste informazioni che permette di far sì che chi sta dietro, chi beneficia di questa ricerca, lo possa fare grazie alla condivisione delle informazioni, grazie al fatto di aver messo a fattor comune tantissimi dati, coinvolgendo l'università, i centri di ricerca, per fare, come dire, il passo oltre dopo che tu hai messo in pista tutto quel percorso di ricerca. Sicuramente avete sentito parlare, credo, spero, di quella che è la strategia di IBM in questi ultimi 4-3 anni, si chiama la Smart Planet. Cos'è il concetto dello Smart Planet? Già vi l'ho detto prima. Anzitutto riutilizzare in forma intelligente quello che c'è come concetto di base di pratico. L'idea di alta, se volete, è quella di dire: possiamo fare tutti assieme, rendere tutti assieme con la tecnologia questo pianeta un pianeta un pochino più intelligente, cioè posso sfruttare quello che c'è già, magari dei sensori che ci sono già, magari la rete che c'è già, per prendere queste informazioni, farle transitare, far arrivare da qualche parte dove questo qualche parte e qualcuno a cui quelle informazioni possono interessare in quel momento, in quella forma e così via. Ed è, se volete, una sfida da un lato scontata, cioè se tu non la applichi al contesto in cui viviamo, a che cosa ci serve tutta questa tecnologia? E non dobbiamo andare altissimi, parlo anche delle, se volete, delle applicazioni più stupide e banali che avete sul vostro smartphone, che però in qualche modo vi cambiano la vita. Provate a prendere questo e a moltiplicarlo per sistemi complessi, per ridurre i consumi, per ridurre l'inquinamento, per eccetera eccetera, e allora capite quanto può avere senso mettere a fattor comune tutta quella massa di storia, questi 100 anni che avete visto, per far sì che una città funzioni meglio, un'azienda funzioni meglio, magari qualche cosa che voi usate non sapete funzioni meglio. Qua vi ho soltanto messo qualche numero e ve lo lascio così come sono, non li ho tradotti, arrivano da tutti i nostri, le nostre sorgenti internazionali, ma vi fanno vedere quali sono le migliorie pratiche che ci possono essere nella vita di tutti i giorni. E in realtà vai a toccare quasi tutti i settori. Vai a toccare la ricerca, vai a toccare la medicina, vai a toccare sicuramente il tema dei trasporti che avete visto prima, che è uno dei più sensibili, vai a toccare il tema dell'energia. Quando cominci a parlare di efficienza, quando vai a fare il pieno con la macchina, oggi credo sia 1,9 non so quanto, è chiaro che non possiamo più andare avanti in alcune direzioni. Poi è chiaro anche che c'è un meccanismo dietro che ci obbliga, ci spinge, ci convince a ragionare in una forma diversa del nostro comportamento quotidiano nei confronti dell'energia, ma nel suo piccolo, vi ricordate quel contatore luminoso che ti dice attenzione che consumi? Non è una cosa intelligente utilizzando quello che c'è già per far sì che tutti magari cominciamo a consumare un po' meno. Si può partire anche dalle basi, puoi fare, come si dice, no? Bottom up o top down.
spesso queste sono iniziative top down, è la società, l'Enel o chi per loro che ti impone o ti guida verso un percorso, ma ci sono tantissime cose, e lo sapete meglio di me, che credo siate dei super social addicted, che potete fare dal basso verso l'alto. Vi dico che oggi che Twitter ha comprato Posterous, se qualcuno di voi ha un sito su Posterous, come me, oggi siamo diventati definitivamente della famiglia Twitter. E qua l'altro dato chiave, credo, non ce ne rendiamo conto, ma secondo me voi sì, di quante informazioni già transitino. Le vogliamo far scappare tutte quante o qualcuno la vogliamo prendere, legare e mettere insieme all'interno di uno scenario che magari potrebbe essere uno? Qualche esempio di che cosa state fatto. Qua a Chicago, no, New York e Chicago. Vi ricordate Watson? Bianco, 1,75 m, un orecchino all'orecchio sinistro, un tatuaggio sul polso destro, vestiva una giacca nera. Chi potrebbe essere stato di questi che ho nel record da qualche parte? Quindi la polizia utilizza sistemi per permettere di localizzare persone che magari hanno compiuto un crimine all'interno di una città. Oppure come puoi gestire in forma intelligente l'acqua? Un sistema Smart Day molto interessante che utilizza il flusso delle maree per produrre energia elettrica. Credo che l'abbiate visto da qualche parte su come si chiama, National Geographic, qualcuno di quelle belle trasmissioni che stanno a fare. Qua nel nostro piccolo, per cercare di abbassare, voi sapete sempre che io sono uno che va giù invece che stare lassù, vi ho fatto vedere questa scena perché è stata veramente un'esperienza assurda e interessante. Non so se vedete nel background là dietro i camion di Overland. Sapete cos'è Overland? Quella cosa che forse avete visto su Rai, camion che prendono e partono attraverso dei posti impervi della terra, non so, sono andati a Capo Horn, eccetera eccetera. La missione di 2 anni fa era da Parma fino a Shanghai, in realtà da Roma fino a Shanghai. Cosa c'era di interessante? C'erano tantissimi elementi, era una missione per fare tutto il nord, l'oriente del nord per arrivare fino in Cina. Infatti l'arrivo era con la chiusura dell'Expo, quindi c'era tutto un tema del passaggio del testimone dell'Expo su Milano, eccetera eccetera. Poi c'erano una serie di fattori interessanti, tipo l'Università di Parma, che col laboratorio Vislab aveva in essere il progetto di portare delle vetture elettriche, che sono quei bruttissimi Piaggio Porter, ma hanno funzionato, da Roma fino a Shanghai senza che nessuno le guidasse. Quindi la cosa importante in questo progetto era sicuramente il fatto che fossero dei veicoli autonomi, con tutto un sistema di sensori, il veicolo seguendo la carovana, perché in realtà utilizzava GPS, ma poi per logica si ingaggiava col veicolo davanti, e è andato da Roma fino a Shanghai senza che nessuno lo guidasse. Mi chiedono, ci incontriamo per una serie di fattori e mi dicono: noi andiamo a fare questo viaggio, ma voi avete qualche idea? E io ho detto: ma perché, scusate, ma oltre al GPS non monitorate nient'altro? E loro ci hanno detto: no, non monitoriamo nient'altro. Allora, veramente abbiamo avuto pochissimo tempo, in un mese ci siamo inventati una soluzione utilizzando dei sensori di CO2 come quelli che vedete lì, che sono grandi così, che trovate su internet. Li abbiamo collegati a un telefonino che non è molto diverso da questo, cioè un telefono Android normalissimo. Abbiamo comprato una scheda di Orange, abbiamo dovuto cercare soltanto una telco come una Timo o Vodafone che però funzionasse anche in Kazakistan, perché il percorso è quello che vedete molto male là sopra. Abbiamo fatto sì che questo oggetto comunicasse con questo telefono, il telefono con una normalissima scheda di Orange comunicasse su Twitter, e Twitter in tempo reale vi dicesse: guarda, abbiamo semplicemente settato dei parametri dicendo che quando superava dei valori doveva twittare, e Twitter ti diceva: guarda che qua in questo posto in questo momento c'è questa CO2. Ora voi vi potete anche dire: ma Nicola, ma che ci frega di sapere quante CO2 c'è in Kosovo o in Kazakistan? E io posso anche darvi ragione. Però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, come dire, smarcato un elemento fondamentale, che tu oggi puoi permettere di monitorare e acquisire delle informazioni utilizzando niente di più di quello che trovi in un negozio Vodafone, se volete, con una scheda Vodafone, con un sensore che puoi comprare su internet e con una piattaforma fantastica che è Twitter, che esiste già. Quindi che cosa abbiamo detto? Che tu oggi puoi acquisire informazioni utilizzando quello che c'è già, e puoi abilitare ciascuno di noi in questa stanza a contribuire a dare informazioni sensibili. Ora, che possono essere, ripeto, il Kazakistan magari ci interessa poco, ma magari una città inquinata come Milano o New York
per portare a casa delle informazioni rilevanti attraverso sistemi a basso costo, quindi a bassissimo impatto, beh, questo comincia a diventare interessante. E la cosa buffa è che il sistema ha funzionato e la comunicazione attraverso quello e questo avveniva attraverso il Bluetooth. Una cosa che dici Bluetooth, ma una roba così vecchia. In realtà un'altra cosa che abbiamo sfruttato pochissimo. Adesso il mio telefono, questo qua che mi è arrivato 20 giorni fa, già dentro è NFC. Quindi già ci sono nuove logiche di interazione, ma cosa cambierà? Domani sarà qualcos'altro. Ma posso sfruttare quello che c'è ancora oggi e funziona. Il problema unico del Bluetooth era alimentarli quelli, perché si scaricano e anche questo. E infatti abbiamo avuto una battaglia non banale, perché la macchina era elettrica, per cui ogni briciola di energia che noi prendevamo, anche per far funzionare e tenere in carico un telefono, era importante. E quindi abbiamo dovuto lavorare tanto nell'ottimizzazione del consumo energetico. Ma detto questo, è un sistema semplicissimo. Lo trovate ancora online, si chiama greenavio.org, il sito da cui lo potete vedere che cosa abbiamo fatto. Ops. Ok, questo è come funzionava, ve l'ho appena raccontato. E vi voglio far vedere queste tre grandi macro aree, che sono quello su cui si fonda ogni progetto che noi facciamo, che viene definito un progetto per il pianeta intelligente, Smart Planet. Si vede male qua, c'è l'area strumentata, cioè il sensore, la parte di interconnessione dove transitano i dati e poi la parte di intelligenza, quando i dati vengono raccolti, sui quali comincia a fare un po' di pensate. Infatti, che pensate abbiamo fatto? Quelle che abbiamo potuto portare a casa, ad esempio, sapendo che ti trovavi in un certo punto, vedevi già quale sarebbe stata la CO2 rispetto ad esempio a una centrale, a una raffineria, dove è piena tutta quella zona ad esempio del Kazakistan, non ve la cito a caso. Perché? Perché il sistema, ovviamente, sapendo quanto era la CO2 nei pressi di una raffineria che avevamo, da cui era transitato tipo 10 giorni prima, più o meno era già in grado di interpretare che quella variazione di CO2, anche piccola, poteva significare che. E quindi puoi cominciare a fare delle cosiddette politiche predittive, che sono quelle che ci permettono di dire: ragazzi, domani tutti a casa perché c'è lavoro. Abbiamo esteso questo concetto con una, cambiando semplicemente che il monitoraggio. È successo Fukushima. Quando è successo Fukushima ci hanno chiamato e ci hanno detto: scusate, ma quella cosa che avete fatto con la macchina che andava senza guidatore, non è che possiamo replicarlo? E allora abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo costruito, invece che utilizzare il sensore di CO2, abbiamo usato lo stesso sistema, ma abbiamo comprato dei tubi Geiger e abbiamo costruito dei sensori a bassissimo costo di radiazioni, di raggi gamma. Ed è un sistema veramente efficace, nonostante sia un tema molto delicato, ovviamente, come potete immaginare, ha funzionato. Siamo solo arrivati tardi su Fukushima, perché da quando è successo, il giorno dopo praticamente, voi non avrete magari seguito quello perché non vi interessava, ma sono spariti dal mercato i tubi Geiger. Sono prodotti da poche aziende e quelli che tu compri per poter poi costruire il tuo contatore Geiger, come abbiamo fatto noi, sono spariti. Quindi per averli abbiamo dovuto aspettare 3 mesi e abbiamo perso, come dire, l'onda, se volete, del poter monitorare una serie di cose in tempo reale. Poi sono usciti tantissime persone in Giappone, fateci caso se qualcuno di voi è mai stato su Pachubi, che è quella piattaforma che acquisisce dati da sensori privati, cioè da persone che mettono un proprio sensore sulla finestra e ti danno delle informazioni. Andate a vedere quanti sono in Giappone e in che data sono stati attivati, e vedrete che sono stati attivati tutti in quei giorni lì. Normale che sia così. Vi dico solo però che a Roma il livello di radiazione era più alto che a Tokyo quando è successo il disastro di Fukushima. E perché? Perché sotto Roma è piena di radon, mentre in fondo a Tokyo quella è un'onda che è passata ed è rimasta lì. Ed è buffissimo come fossimo tutti terrorizzati dall'onda nucleare che arrivava dal Giappone e in realtà ci siamo seduti sotto. Buffo, no? Una cosa che ha inventato IBM, il codice a barre, lo sapevate? No. Quanto lo usiamo ancora oggi il codice a barre? Che anno è? 73. Cioè ditemi dove non c'è un codice a barre. Se tu giri quel computer, ti giri sotto, c'è. Dovunque c'è. E c'è ancora. Allora, noi nel nostro piccolo, prendendo il grande inventore di IBM, abbiamo inventato una piccola cosa a Venezia circa 4 anni fa utilizzando il QR code, che non è altro che un codice a barre. Anche qua, ricordatevi, io parto sempre dal basso, una cosa che potete stampare in casa vostra, fare da voi e con la quale potete fare tante cose intelligenti ancora oggi, anche se sembra una roba un po' passata di moda. Cosa abbiamo fatto a Venezia? Problemone di Venezia: la gente arriva e fa tutta la stessa strada, quindi traffico di persone. La città, ovviamente, come sapete, dei problemi di sostenibilità,
se ce n'è troppa la città scoppia, se ce n'è poca muore perché economicamente crolla, quindi devono gestire i flussi. Ci chiedono, mettiamo la rete wifi in tutta Venezia, non so se sapete, voi andate sul canal grande, vi siete sul vaporetto navigate. Una delle prime città a fare con questo sistema. Si può in qualche modo, cari IBM, far sì che utilizzando la rete wifi, ma non il GPS, perché all'epoca nel 2009 non era ancora uno strumento chiave in tutti i telefoni, si possa guidare i flussi di persone. Allora abbiamo utilizzato il QR code e abbiamo costruito dei percorsi nella città, vedete là sopra l'esempio, dove il QR code non serviva a darti delle informazioni. Voi sapete, gli fai una foto e ti dice qualche cosa. Noi invece abbiamo detto, gli fai una foto e ti dice dove sei. E quando sa dove sei, ti dà delle informazioni in base a dove sei. Cioè l'abbiamo utilizzato come un sistema di localizzazione, perché l'abbiamo georeferenziato e gli abbiamo assegnato delle informazioni, di modo che le persone potessero seguire dei percorsi, e ovviamente abbiamo fatto una strategia dei contenuti dietro, cioè gli abbiamo permesso di dare informazioni che non trovi nelle guide, erano testi costruiti da dei personaggi della città di Venezia, aggiornati dagli utenti, eccetera, eccetera. Però un modo, se volete, un po' diverso per utilizzare sistemi di questo tipo, invece che dirti semplicemente, guarda, questo è un link, perché oggi vengono usati prevalentemente, lo sapete, sui giornali come shortcut, per dirti, da qui ti porto direttamente a questa pagina pubblicitaria, invece gli puoi far fare altre cose anche il QR code. Vado veloce. Ho quasi finito, tra un po', perché sennò morite. C'è tanta parte di intelligenza per quello che riguarda l'elaborazione dei dati. E allora vi parlo di un progetto che abbiamo fatto a Bolzano l'anno scorso e che fa rientrare, vedrete, più o meno tutte le cose che vi ho raccontato in questa grossa esperienza. L'esperienza parte da questo dato fondamentale. Non so se sapete o vi siete resi conto che la popolazione cresce, 7 miliardi credo siamo. In realtà la maggior parte di questa popolazione comincia a essere composta da persone che sono cosiddette terza età o in genere aging population. Il dato della aging population, non l'ho deciso io, è di 65 anni in su. Quindi diciamo che l'OMS considera una persona anziana o in quella categoria da quando ha 65 anni in avanti. Che oggi vuol dire un sacco di cose, domani ne vorrà dire tante altre, ma sicuramente ci sta dicendo che l'Italia e il Giappone sono i paesi dove il tasso di invecchiamento è più alto, e una città dove il tasso di invecchiamento è più alto è sicuramente Bolzano, di cui adesso vi racconto. Che cosa abbiamo fatto su quella premessa? C'è tanto, ma in realtà manca tantissimo. Cioè c'è tanto studio dietro, ma ci sono poche esperienze reali. E allora, come penso facciate anche voi empiricamente, quando dovete dimostrare una tesi, abbiamo fatto un'esperienza. E insieme al Comune di Bolzano abbiamo condiviso uno scenario. Lo scenario è prevalentemente questo: a Bolzano si sono resi conto che hanno un trend di invecchiamento ancora più alto del resto d'Italia e il budget è o così o così, quindi le persone aumenteranno. Siccome hanno una cultura della cura molto diversa rispetto al resto d'Italia, somiglia molto più al nord Europa che al sud Europa, grossa parte del budget del comune viene assegnato per la cura e il supporto alle persone, soprattutto nel cercare di far sì che le persone vivano la loro vita nel modo, più simile a tutta la vita precedente possibile, tipicamente ad esempio rimanendo nelle loro case, che è una delle cose più importanti. Ma allo stesso modo, prendendo l'altra considerazione, vivremo più a lungo e vivremo meglio, perché nel frattempo la medicina ha fatto passi da gigante, per cui in teoria abbiamo più tempo a disposizione e forse meno persone che si prenderanno cura di noi. Allora che cosa abbiamo provato a disegnare? Questa cosa che vedete, che parte da un presupposto del Dipartimento della Salute del Regno Unito, che dice che il discorso della tecnologia applicato all'anzianità ha molto più a che fare con la dignità e l'indipendenza rispetto alla tecnologia stessa. Cioè tu puoi fare tanto con la tecnologia, ma non la puoi prendere e buttare dentro uno scaffale e pensare che questa sia sufficiente a risolvere un problema. E abbiamo costruito quel concetto di cura che noi abbiamo definito cura intelligente, che è fatta di tutta una serie di elementi che non sono soltanto prendere, ripeto, e mettere della tecnologia, ma interagire con la città, coinvolgere le persone, ridurre ad esempio il digital divide. Come vi dicevo prima, oggi molte persone hanno già una coscienza informatica, se volete. Molte di quelle che sono over 65 oggi meno, domani saranno di più.
Quindi che cosa puoi farci con la tecnologia per far sì che si sentano più protette a casa, sicure, e allo stesso tempo quel discorso di budget possa essere rispettato? Abbiamo preso tutta una serie di sensori, di strumenti. Pensa che ho saltato un passaggio. Sì, adesso arrivo subito. Eccolo qua. Faccio tutta la chart, che c'è tutta una sua bella animazione. Messo una serie di elementi a disposizione delle persone e dei servizi sociali. Abbiamo dato dei telefonini touchscreen ad alcune persone anziane che devono fare alcune attività durante il giorno, ad esempio dire se avevano camminato o mangiato una certa cosa. A casa loro abbiamo messo dei PC touchscreen per fargli fare degli esercizi durante la giornata, in modo che avessero degli appuntamenti fissi per interagire. Abbiamo messo tutto un mondo di sensori, che sono quelli che vedete là in alto a sinistra, per prendere delle informazioni delle loro case e trasferirli ad esempio ai centri sociali di competenza, cioè agli assistenti sociali, scusate, di competenza, che potessero valutare queste informazioni e metterle a disposizione della comunità. Abbiamo preso questi dati, li abbiamo elaborati e abbiamo dato degli strumenti di supporto a chi deve operare sul campo. Lo vedete forse meglio in questa maniera: dalla parte c'è una casa che porta delle informazioni, con una persona che porta delle informazioni, dall'altra parte queste informazioni vengono condivise e messe a fattor comune, e alla fine queste informazioni vengono elaborate e analizzate. Cosa succede? Opa. Succede che costruisce un modello di relazione e di gestione della cura, che in realtà oggi non esiste ancora, non c'è ancora. Fai sì che la tecnologia non sia un elemento di rottura e di distanza, ma la trasformi in qualche cosa che sia un elemento di vicinanza e di utilità per tutti gli attori. Quando dico tutti gli attori, non è semplicissimo capire quanto ad esempio sia difficile coinvolgere o convincere una persona che ha 75 anni e non ha mai visto un computer a interagire con quello, ma una volta che tu sei stato in grado di farlo, non hai idea di quanto valore tu puoi ottenere da quella persona in cambio. O ad esempio come sia difficile a volte convincere gli assistenti sociali, che hanno una cultura, un background umanistico, a utilizzare una tecnologia per acquisire delle informazioni. E questo è il percorso che hai fatto. E l'altra cosa interessante è che fisicamente, e come vedete io sono quello lì sotto il lavandino, questo pezzo di lavoro, finché tu non prendi e lo fai fisicamente tu, non ti rendi conto di quanto sia complesso. Perché una delle considerazioni che io faccio sempre è: fantastico Nicola, il pianeta intelligente, ma è già pronto il pianeta per essere così intelligente? Sicuramente in alcuni contesti sì. Se sono a Dubai e devo mettere una fibra ottica, faccio così con la paletta, la butto un po' di sabbia e la fibra ottica è messa. Mettetela qua, a Piazza Brumità si chiama, Italia, a Trieste. Mettetela a Venezia, mettetela a Berlino, mettetela a Londra, una fibra ottica. Sapete qual è l'impatto? Allora il discorso è davvero già pronto il pianeta per trasferire l'informazione? Non tutto. Magari in alcune zone, tipo la vecchia Europa, non è così semplice. Magari nelle case delle persone di questa età non c'è ancora la DSL. Allora, come risolvi tutti questi problemi? Facendo esperienza, ed è quello che vi sto raccontando adesso. Quindi fisicamente abbiamo instrumentato delle case che erano di persone che non avevano mai visto un computer, non avevano la DSL, non sapevano cosa fosse una rete, ovviamente. Cosa viene fuori da tutta questa esperienza? Vado veloce così mi soffermo sui dati. Beh, da una parte che abbiamo portato a casa una serie, tantissimi dati complessi. Chi se ne importa? Importa quando questi dati cominciano a dirti qualche cosa. Ad esempio siamo stati in grado di combattere una cosa tipica, i falsi positivi. Che cos'è un falso positivo? Suona un allarme, vai là e qualcuno stava friggendo le uova. Voi mi direte, vabbè, è andato qualcuno, abbiamo risolto il problema, stanno tutti bene. Ma se io ho soltanto due persone che si stanno occupando di coprire tutti gli anziani della città quella sera e mi suona un falso positivo, quindi un assistente sociale prende, va a verificare che uno non stava semplicemente cuocendo delle uova e magari leva risorse a chi ne aveva più bisogno, qualcuno che doveva essere curato e controllato. Quindi se un sistema è in grado di capire dove ci sono delle emergenze reali, beh, è già qualcosa di importante. L'altra cosa, ad esempio, un dato, guardate quel 34-36 gradi. Quante volte in casa vostra avete avuto 34 gradi d'estate? Niente di che, fa caldo, apri le finestre. Ma se io ho 75 anni, non so se sapete, una delle principali cause di morte degli anziani è la disidratazione. Non si rendono conto e muoiono per non aver bevuto. Allora, 34 gradi vuol dire che già sta succedendo qualcosa di non banale in quella casa, ed è nient'altro che un semplice sensore di temperatura, che però per noi non dice nulla, ma forse per una persona di una certa età ha un significato un po' diverso.
Ma qua è, credo sia la parte più interessante. Questo che vedete è il flusso dei dati, si vede poco qua sopra, ma seguite il mio dito e lo capite. E guardate che ore sono le 8, guardate che ore sono, è mezzogiorno, sono le 4, sono le 8. È il flusso dei dati della CO, del monossido di carbonio. E diciamo che in questo progetto, dopo un po' di ricerca, abbiamo elevato la cucina al centro della vita sociale delle persone anziane, perché è così. Abbiamo fatto ricerca, esperienze, è lì dove è forse più importante mettere dei sistemi che siano in grado di capire e di interpretare. Molti mi hanno detto, ma perché non avete utilizzato la televisione, quindi potevi accentrare tutto nel televisore, che è vero, è un altro grosso centro sociale, se volete, della casa. È perché le persone anziane non vogliono che tu gli tocchi la televisione, perché quella l'hanno imparato a usare. E quella è la loro finestra sul mondo e quella non me la tocca. Ed è vero, hanno ragione, quindi quello è un elemento indipendente. Allora, se avete visto questa curva, tutte e 30 le persone che abbiamo coinvolto in questa fase iniziale di sperimentazione hanno la stessa curva, con delle discrepanze minime. Cioè più o meno tutti e 30 avevano un livello di CO che era di quel tipo lì. Ora, il monossido di carbonio, voi sapete che di fatto di per sé è una cosa pericolosa. Se ce n'è troppo muoio intossicato, perché è una cosa che non senti, non ha odore, non ha sapore e non ti rendi conto di morire. La classica stufa accesa di notte di cui leggete quanti ragazzi muoiono d'inverno, no? Perché la tengono accesa senza rendersene conto. E quello è un sensore che porta un'informazione. Ma provate a immaginare quegli altri dati che altri dati ci ha comunicato. Anzitutto che il dato nudo e crudo, CO alta, attenzione, c'è un allarme. Poi c'è un'altra informazione. Ah, accidenti, 8, 12, 16, 20, vuol dire che la CO si alza sempre a quell'ora lì. Quindi vuol dire che quella persona fa qualche cosa. Che cosa fa? Se la CO sale vuol dire che va in cucina, probabilmente accende il gas, ed era quello che facevano tutti, cioè si fa colazione, il caffè, più o meno tutti alla stessa ora. Quindi vuol dire che non soltanto la CO in quel momento è a quel livello, ma qualcheduno è andato in cucina e ha acceso il gas. Quindi quel qualcheduno è vivo. E voi non sapete quanti casi ci sono di persone che non si alzano dal letto oppure cadono in casa. C'è una storia a Bolzano di quest'estate, incredibile. Una persona che si è alzata, è caduta in casa, è rimasta sdraiata per un giorno e mezzo, mi sembra. Poi è passato un vigile, c'erano le finestre aperte. Per fortuna questo l'ha sentita e l'hanno salvata questa persona. Ma quanto è costato l'intervento per salvare questa persona? Pompieri, carabinieri, polizia che va sempre assieme, guardia medica, l'ambulanza, poi saranno arrivati i vigili, immagino. Poi sarà arrivato qualcuno degli assistenti sociali, hanno preso questa persona, l'ha portata in ospedale per tutti i controlli, l'hanno tenuta in osservazione 4 giorni, il costo mi sembra sia 1500 euro al giorno, poi l'hanno riportata a casa e questa persona non si sentiva più sicura, ovviamente, quindi un'assistenza sociale sempre tutti i giorni. Ma se qualcuno si fosse accorto in magari non 10 minuti ma nell'arco temporale di 4-6 ore per valutare che non era un falso positivo e mandare qualcuno a verificare, forse quel caso non si era verificato, non si sarebbe verificato. Quindi un semplice sensore di CO vi dice anche che se qualcheduno è vivo oppure no. Ma mi dice anche qualcos'altro. Mi dice che queste persone si comportano alla stessa maniera. Vuol dire che quindi stanno facendo dei pasti probabilmente a quell'ora. E se queste informazioni lo do al reparto di geriatria, il medico sa che questa persona forse sta alimentandosi in maniera regolare. Ora, ci sono due casi tipici di letteratura che ci dicono quali sono le cause per cui l'anziano non mangi: depressione, e così puoi diagnosticare la depressione in anticipo, e l'altra è cancro alla gola, tipico, che la gente fa fatica a ingoiare, non si rende conto e comincia a non mangiare. E se tu non lo dici al medico, perché tipicamente quando vai dal medico gli dici no, tutto bene, ho mangiato, ho fatto, accidenti, ora che se ne accorge un percorso. Mi dire che la privacy dove va a finire in questo scenario? Va a finire che in questo contesto è una scelta delle persone essere supportate. Però faccio un discorso un po' più esteso, che potete criticare quanto volete, ma credo che nessuno di voi in questo momento non sia tracciato da qualche cosa, nessuno. Anche se non avete addosso niente, probabilmente avete lasciato una traccia prima di entrare e quando uscirete, e quindi io so delle informazioni su di voi. Quindi secondo me, anche con tutti quei discorsi che vi ho fatto prima sulla partecipazione volontaria alla diffusione delle informazioni, credo che abbiate, come dire, da scegliere, avremo da scegliere se e quanto rinunciare esplicitamente alla nostra privacy per avere in cambio qualche cosa, servizi, non necessariamente cose cattive, perché tipicamente se pensi a Facebook pensi che ti stiano tracciando, e non è un caso che vi chiedono di registrarvi sempre attraverso Facebook, lo sapete perché no, è chiaro, invece di usare user ID e password nuova ti chiedono dammi la propria
password di Facebook, accedi attraverso Facebook, perché si prendono tutte le vostre informazioni automaticamente quando passate su un altro contesto. Ma questo è come funziona questo mondo, dico, non necessariamente in cose solo marchettare, ma anche in cose utili, come ad esempio in questo caso. Infine c'è un altro elemento che si chiama bootstrapping, è una tecnica che usate tutti i giorni, non so se sapete che si chiami così, quando cominciate a fare delle ricerche e continuate a stringere. Se io scrivo mangiare anziani, poi ci scrivo mangiare anziani acqua, poi ci scrivo mangiare anziani acqua 12, dentro Google vedrete come cambiano i vostri record. Parti da 10 milioni di record e arrivi a 300.000, e quindi puoi associare ad esempio che magari a mezzogiorno anziani a gas mangiare vuol dire pasta, vuol dire caffè, vuol dire colazione e così via. Quindi con l'analisi ex post puoi avere dei calcoli, delle probabilità su che cosa le persone stanno facendo. Siamo quasi, alla fine il discorso è: comunichiamo tutti attraverso delle cose? Ma forse possiamo anche levarle le cose, cioè in realtà una cosa c'è, che è quello a fare che vedete questi personaggi hanno in testa, però possiamo forse ulteriormente stringere questa relazione tra le modalità di comunicazione e gli oggetti, utilizzando soltanto la risorsa più fantastica, meravigliosa, potente che voi tutti avete, che è il vostro cervello. Cioè potete, probabilmente potremo, anzi quasi sicuramente, collassare ulteriormente il sistema di comunicazione. Nella mia visione ci leveremo di torno le interfacce. Nella mia visione, se avete da spendere qualche ora del vostro tempo, approfondite il tema della relazione tra la vostro, il vostro pensiero e l'interazione con le cose che stanno attorno. Perché secondo me è dove andremo a finire, non tra tanto, saltando anche una serie di passaggi intermedi, perché l'evoluzione che sta dietro a modelli di questo tipo è veramente molto potente. Stiamo portando avanti questo progetto. Come dire, tutto quello che avete visto a Bolzano lo proviamo a mettere a disposizione delle persone, levando un elemento invece che aggiungendo, cioè levando una parte di interazione e permettendo alle persone di interagire con gli oggetti che stanno attorno utilizzando semplicemente il proprio pensiero. Come funziona? Funziona anche qua con dei sensori, avete visto che ci sono queste cuffie. Una volta c'erano delle cuffie molto complicate che utilizzavano il gel, un po' come l'elettroencefalogramma, al principio non è molto diverso e il metodo di comunicazione è lo stesso, si chiama un'onda P300, che è quell'onda che voi emanate quando c'è qualche cosa che vi emoziona ed è quella che vi permette di, come dire, è riconosciuta in letteratura come quell'onda che vi permette di gestire una serie di elementi. C'erano queste cuffie molto complicate, adesso stiamo arrivando a delle cuffie non molto diverse da quelle che comprate per andare a sentire musica. Tra l'altro sono tornate di moda i cuffioni, un po' anni 70. Arriveremo ad avere le cuffine, attenzione, quelle dentro l'orecchio, ma ad oggi diciamo che abbiamo sistemi che utilizzano ancora questo sistema di elettrodi. Cosa fanno? Interpretano due elementi. Qua vedete solo due robe, se poi volete andatevela a leggere in questi due link, poi ve li faccio avere. Uno è sul mio blog, questo è il nostro collega con cui stiamo facendo questi esperimenti, ed è la possibilità di interagire direttamente con i sistemi, come vi stavo dicendo, semplicemente prendendo due informazioni. Da una parte è una parte di attività cerebrale del vostro cervello, perché voi emanate dell'energia elettrica ovviamente, quando pensiamo, e dall'altra parte è che associato a questa emanazione ci sono dei movimenti muscolari, quindi non è una lettura del pensiero tout court, ma ci sono dei movimenti muscolari che voi fate quando fate alcune azioni. Infatti il sistema da utilizzare ha una parte di training che voi dovete fare. Ragazzi, ve lo comprate su internet, costa 110 euro, si chiama NeuroSky, uno di questi affari qua. Ti arriva a casa la cuffia, una cosa USB, un disco, e voi vedete come siete in grado di emanare emozioni o azione in base ad esempio quando ascoltate una canzone. È veramente interessante, perché vi permette di capire che cosa c'è dietro. Poi le applicazioni sono miliardi. Quindi cosa succede? Succede che il sistema vi fa un training e ti dice: muovimi quell'oggetto nello spazio. Hai una schermata di PC, c'è una palla che è lì nel vuoto, e tu fai una cosa, ci vai avanti, vai dietro, e lo fai. A un certo punto vedi che questo oggetto si muove, e tu non stai muovendo le mani, non stai usando un'interfaccia. Sì, l'interfaccia in quel momento lì è il training, ma poi l'interfaccia se ne va. E tu dirai: accenditi luce, ma non lo dirai, lo penserai. E tu dirai, o penserai, tirati su tapparelle, e tu penserai, componimi questa mail,
Ed è quello che stiamo facendo in questo progetto, quindi utilizzando queste due combinazioni, una parte di attività elettrica e una parte di associazione dei movimenti muscolari quando voi fate delle azioni, quindi l'azione è spostare il cursore a destra o a sinistra e lo fai muovendo dei muscoli della tua testa, per in questo caso aiutare una persona che è Giovanni, che ha veramente avuto una sfiga incredibile, ragazzi, gli è successa una serie di cose quasi incredibili, insomma di fatto si è ritrovato una mattina dove l'unica cosa che può utilizzare per comunicare sono gli occhi, che peraltro è una cosa molto comune ai malati di SLA. Quindi alla fine tipicamente loro cosa utilizzano? Delle lavagne dove ci sono tutte delle lettere e tu puntando gli occhi dici che parola vuoi comporre. Ora immaginate quello lavoro che stiamo facendo è levare quella lavagna e vedere se riusciamo ad aiutare Giovanni a far sì che quelle azioni che vi ho detto prima, cambiare canale della televisione che c'è in camera sua o comprare una mail, sia fattibile. Perché lui è il caso estremo su cui noi cerchiamo di fare una sperimentazione e con tutta la famiglia siamo d'accordo che se funziona con lui probabilmente funziona in altri casi. Non è la prima volta che viene fatto questo, attenzione, c'è una letteratura sconfinata negli ultimi 15 anni di ricerche, anche 20 anni di ricerche nel campo dell'interazione del pensiero. Dov'è che invece c'è innovazione? Non dimenticatevelo, parto dal basso. Stiamo provando a capire se si può fare utilizzando il telefonino normale che prenderà delle informazioni, le cuffie che vi ho detto prima che costano 100 euro e degli script che si trovano da qualche parte in giro. Cosa ci mettiamo noi di esperienza? Tutte quelle esperienze che avete visto prima, perché attrezzeremo tutta questa stanza anche per portare a casa delle informazioni e per permettere ai genitori di Giovanni di capire se lui ha dell'attività cerebrale mentre loro sono a fare la spesa da qualche parte. Quindi dargli un supporto anche di monitoraggio utilizzando semplicemente le onde cerebrali. Ed è per questo che il titolo del mio intervento era se questo è un nuovo modello di interazione oppure no. Io sono convinto di sì e credo che vi sfido, cioè a starmi dietro oppure no su questo tema, se avrete occasione di magari potete fare una colletta, 10 euro a testa si può fare e vedere. All'inizio ti viene da dire è un po' una azzata, no? Perché dici vabbè, ma quando tu vedi le possibilità e provi e sei in grado di comporre una mail, è faticosa perché richiede tanta concentrazione, infatti uno dei temi è capire quanto sarà facile, ma se impari a usarlo diventa qualche cosa con cui tu ti siederai in macchina e dirai accendi radio, o penserai, e dirai accendi motore, o penserai. Quindi avrò le mani sul volante davvero, leggi mail, ascolta messaggi, e non devi più interagire con l'interfaccia, perché secondo me dopo tanti anni di lavoro nel tema delle interfacce, perché background mio l'avete sentito di comunicazione prima, quindi cosa mi sono occupato quando ho iniziato a lavorare in Yemen, i portali dei siti, quindi l'usabilità che peraltro poi ritrovate nel tema delle cose e il design che ritrovate nel tema delle cose, però sempre queste interfacce, ma secondo me la vera usabilità e accessibilità è quando non hai più interfacce e interagisci nel modo più naturale possibile. Come? Pensando, come fate voi. E non sono io un solo pazzo che si muove in questa direzione. IBM ad esempio, che è molto più avanti di me, sta lavorando a un chip che non interagisce più in sequenze, quindi nella logica di cartelle gerarchiche, ma è in grado di muoversi più o meno come pensiamo noi. Per cui se io faccio questo gesto tutto il giorno, quindi col mouse faccio questo movimento, forse il chip è in grado di registrare che l'azione successiva è qualche cosa che faccio di solito e quindi essere in grado, un po' come faceva Watson semanticamente, di interpretare delle sinapsi logiche, per cui è in grado di muoversi in forma logica, meccanica, il chip, elettronico ovviamente, ma dico meccanica come sequenza di azioni, non semplicemente cartella, folder eccetera, ma ragionando più o meno come fa il pensiero. Due cose fondamentali, DBM, i primi lavoratori a stipendio fisso, e ringrazio ovviamente di questa bellissima idea, e questo che è un luogo di lavoro con pari opportunità, per cui veramente spero che se vi interessa questo tema prima o poi voi sarete dei miei colleghi, che ci tengo perché credo che chi studia la vostra materia là può trovare un pezzo di paradiso. Io che sono ignorante in questa materia ho visto un pezzo di paradiso e accidenti, come mi sarebbe piaciuto aver studiato fisica per poter dialogare con loro su questi temi. Poi sicuramente io porto un mio valore che è diverso, un'altra esperienza, però ci sono delle tematiche molto interessanti. L'ultima cosa di gennaio di quest'anno, non lo diciamo noi, ma dopo 101 anni
ma guardate chi cavolo c'è a destra lì insieme a quei signori. Dopo 101 anni, com'è possibile che questa azienda sia ancora la New Guard? E loro non mi interessa, perché non è questo il tema è più lì a destra. Che dopo 101 anni questa azienda sia definita dagli analisti, da chi fa ricerca, vi giuro, non capisco da dove arrivi, ma la fonte è quella. Insieme a Apple, Google, Amazon, l'avreste detto? Onestamente non è facilissimo da credere, eppure grazie mille, è finito. Spero domani, se avete, se no non vi propongo. No, io ho un'unica domanda, sempre sull'idea dell'interazione alla fine globale, quindi di, sì. che credo sia la stessa cosa di alla fine utilizzare lo spazio cloud per eliminare sempre di più diciamo l'hardware, io ne so poco quindi sì, parlo così. Sì. E ho letto però che ci si sta già scontando con i limiti proprio di capacità di informazione online, cioè di trasmissione proprio. No, hai detto una cosa chiave, cioè la parola infrastruttura, no? Che credo sia la parola chiave. Allora, noi possiamo fare quello che possiamo fare. Michele Vianello, l'ex vice sindaco di Venezia, che è una persona illuminata, secondo me uno dei più grandi pensatori avanti di questo paese, e nessuno lo sa, secondo me, lo sa, ma pensate che è un vice sindaco, quindi ha un background politico, se volete, che è stata la persona che ha fautore della rete Wi-Fi a Venezia, batte con un martello su questa incudine da tempo. E cioè ci dice, pianeta intelligente, città intelligente, perché l'altro grosso tema... Scusate, mi siedo un po'. L'altro grosso tema è quello delle città intelligenti. No, se il pianeta è intelligente, poi noi viviamo in città, quindi ci interessa che sia intelligente quello che ci sta attorno. Ma di che parlate se poi avete andate ma neanche a un megabit, perché neanche quello, quando ci va bene, in upload, download, non è che dovremmo partire, lui dice, di base dalla Finlandia, che fa 100 megabit garantiti dal governo, no? Cioè, quello è un primo esempio in cui dico, va bene, allora forse possiamo cominciare a condividere un concetto di spazio intelligente, anche perché l'altro tema, che non abbiamo citato ma è evidente, è che ormai il blocco di informazione non è scriptini piccolini, è video in alta definizione attraverso questo canale, quindi c'è bisogno di infrastrutture. E qua purtroppo non c'è niente da fare, sono d'accordo, cioè ci scontriamo con una velocità di base che è questa di questa evoluzione, cioè in canna ci sono delle evoluzioni, ragazzi, che leggete ogni giorno su qualsiasi newsletter a cui siete abbonati, che vi dicono già che cos'è pronto, però in realtà è poi è tutto il sistema pronto, ritorna a Bolzano, come possiamo pretendere di costruire sistemi intelligenti quando persone che giustamente per cultura, background, eccetera, per avere una casa se volete strumentata, come si suol dire, sensorizzata, avrebbero bisogno come minimo della LAN. Noi per lavorare su Bolzano, per fare il caso più vero del vero, cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasferito le informazioni con i dati, con gli strumenti che c'erano a disposizione, quindi siamo riusciti a rendere sensibile un palazzo utilizzando un sistema di rete di condivisione dei dati che si chiama ZigBee, che ti permette di costruire delle reti mesh, per cui se io metto un sensore qua, questo comunica con lui, che comunica con lui, che comunica con lui, che comunica col nodo, e dal nodo parte l'informazione, ma il nodo non era attaccato a una rete ADSL, abbiamo messo un modem con dentro una SIM e siamo riusciti a costruire un sistema di dati ridondati attraverso quel sistema lì, ma la realtà è quella, cioè quello che dici tu, quindi da una parte tutto è fruibile, dall'altra parte c'è una barriera fisica che è quella dell'infrastruttura. Io mi dico che forse già i 100 megabit che non avremo chissà fino a quando sono già un limite probabilmente, quindi c'è anche una logica di infrastrutturare il mondo che dovrebbe essere a quella velocità lì, quindi secondo me il tema della saturazione tutto sommato è reale, perché comunque sia, se tu lo guardi come forma oggettiva, se domani è un po' come la saturazione del traffico, metti che noi adesso tutti quanti prendiamo la macchina e ci mettiamo in strada, per fortuna non succede perché esistono delle non contemporaneità di comportamenti che ti permettono di leggere il sistema, ma in teoria il tema è giusto e quello lì spetta il governo. Non so se avete visto il decreto sulla banda larga o come si chiamava, quante volte l'hanno reiterato e cancellato. Adesso c'è stata una dichiarazione del ministro Profumo
che parla della città intelligente e c'è una serie di fondi che arrivano prevalentemente dall'Europa per, però come dire, sì, ma dovrebbe esserci una base di fondo, un impegno di fondo in cui tu credi come paese, come sistema paese, in cui una delle prime risorse che metti a disposizione è il canale, il tubo. Poi su questo tubo ci puoi fare quello che vuoi, che è il tema che raccontava il sindaco Gianello. Lui dice, io pubblica amministrazione cosa faccio? Ti metto a disposizione la rete. Infatti a Venezia, non so se lo sapete, ma il disegno è veramente geniale. La rete wifi gratuita ai residenti, gratuita ai computer e agli studenti. Quindi se io vado a Venezia e sono uno studente che studierà ce l'ho gratuita. Perché? Perché lui dice, se io ti sposto i servizi online, l'anagrafe online, per me comune è un risparmio, cioè non ho i costi di gestione dello sportello, eccetera, eccetera, ma per te cittadino deve essere accessibile tanto quanto come se fosse uno sportello. Quindi io, amministrazione, ti devo dare la strada per arrivare lì. E qual è la strada? La rete wifi. E come te la do? Gratis. Non vi dico la battaglia che lui ha fatto contro i telco provider, che di fatto si vedono levare un pezzo del loro introito. Ma se il mondo va in quella direzione lì, probabilmente tu, telco provider, devi fare soldi da qualche altra parte, non vendendo un'ora di connessione. E infatti vedete che ormai il costo della connessione comincia a sgretolarsi da tutte le parti, no? Un pezzo di formaggio che diventa sempre più risibile. Piano piano arriveremo a chi ce la darà gratis in cambio di qualcos'altro. Già molti lo fanno, voglio dire, non è che ci sia sta innovazione, ma è lì che probabilmente si gioca una battaglia. E ora forse anche il governo dovrebbe farlo, credo. Domanda. Vai. Com'è che sei finito a lavorare alla IBM? Bella domanda, bellissima domanda. Allora, io ero un bardo e simpatico e bellissimo direttore creativo dentro un'agenzia di pubblicità che si chiama McCann Erickson. Nel 97 i miei clienti erano McCann Erickson Interactive. I miei clienti erano Tinit, che all'epoca contava tipo, non so, 30.000 abbonati quando ho iniziato a lavorare, quindi figurati, sono uscito da lì che erano 3 milioni, ma non per merito mio, perché la gente si è resa conto di quanto fosse importante internet. E nel 98 prendemmo come agenzia di pubblicità Microsoft come cliente, quindi avevo cominciato a parlare di back office, small business server, robe di cui all'inizio non sapevo niente, invece ho cominciato a capire quali erano il loro background, il valore, eccetera. Ho fatto campagne per Encarta, l'enciclopedia, come appunto per il sistema i server di back office, per Word e per robe di database. Come dire, ho cominciato a costruire una cultura. Sono andato negli Stati Uniti a lavorare un po' a Seattle, dove c'è Microsoft, ma sempre soltanto in termini di comunicazione. A un certo punto IBM nel 2000 ha lanciato una cosa che si chiamavano gli Innovation Center. Innovation Center erano, come dire, il figlio italiano di una cosa che esisteva negli Stati Uniti e che era nata da una serie di competenze di persone di IBM che si erano occupate, ad esempio, del tutto il sito dei giochi olimpici di Atlanta. Vi ricordate, ci sono state delle Olimpiadi di Atlanta dove non eravate neanche nati, forse, non lo so. E IBM si occupò all'epoca delle Olimpiadi, si era occupata fino a Sydney. Adesso l'unico evento sportivo che noi curiamo, se volete, è il circuito del tennis. Infatti facciamo Flash Meadows, Roland Garros, Australia, e non mi ricordo se Wimbledon lo facciamo ancora oppure no. È l'unico dove mettiamo una sponsorizzazione fisica anche di brand e di tecnologia. Quelle competenze, per fare un sito c'erano competenze di multimedialità, di design, di interface design, di programmazione, di contenuti, e hanno costruito delle unità un po' dappertutto in Italia, le aprirono nel 2000 e si chiamavano Innovation Center. E allora qualcuno ha visto il mio curriculum da qualche parte, insomma, non so dirti dove. Sì, mi avevano intervistato su una rivista in cui parlavo di quello che si faceva e mi ha chiamato un cacciatore di teste per chiedermi se volevo diventare il direttore creativo dentro l'IBM, che è una contraddizione in termini, un simbolo, no? Cioè non puoi essere. No? E infatti non è stato facile all'inizio, perché arrivavo da una cultura molto destrutturata, che tipicamente il mondo dell'advertising ha quel background lì, ha una cultura dei processi, che era quella che vi ho raccontato prima. Però, come vedete, credo che sia, non perché hanno assunto me, cioè se io sicuramente non ho migliorato lo status dell'azione dello share IBM, però come vedete è un'azienda che, forse non ve la ricordate bene, ma la seconda chart diceva pensare, è in grado di pensare, cioè di far pensare anche teste molto diverse. E credo che sia la possibilità di costruire quella profusione di brevetti, siamo l'azienda al mondo che eroga più brevetti di tutti, che è un record che, se voi volete, lascia un po'
tempo che trova, dipende che brevetto è, no? Quindi beh, ne fai 100.000, ma se non ce ne manca uno utile, ma sicuramente immaginate che ce n'è uno utile, almeno più di uno utile, come dire, è in grado di far sì che persone anche che hanno un background non necessariamente tecnologico o della fisica o di alcune materie, però abbiano una visione che sia in grado di accorpare delle cose, e come vedete ci si riesce, e ci si riesce perché magari qualcuno ha un'idea e dentro c'è qualcuno che è in grado di realizzarla e l'azienda ti permette di farla. Questa è più o meno la mia storia, però secondo me voi avete più possibilità di me veramente, io vorrei tanto riuscire a portarvi a Watson, lì vi divertireste come dei pazzi, è veramente un bel posto dove secondo me vale la pena chiedere: ma si può lavorare lì? Io lì vi direi provateci. Poi all'estero sì, vive meglio anche in Italia, lo dico con cognizione di causa, dimmi. Ma com'è anche l'ambiente lavorativo, anche a livello personale, umano? No, c'è di tutto, c'è di tutto. C'è, come immagini, c'è molto orgoglio di appartenenza, devo dire la verità. Per cui questo fatto di ritrovarti con un'azienda che voi sapete ha avuto, come tutte le grandi aziende, delle onde, no? Era molto in crisi negli anni, fine anni 80, e venne assunto per la prima volta Lou Gerstner, un manager che non era un manager della storia IBM, quindi venne presa una persona che lavorava con una logica manageriale diversa, e fu quello che sostanzialmente rivoluzionò l'azienda, anche in forma di logica di percezione, ovviamente dei processi nel business vero e proprio, ma anche nella percezione del brand, che è così da 101 anni, un'altra delle cose incredibili, come questo brand si è cambiato così poco, dei restyling veramente minimi. E sembra una stupidaggine, in realtà voi sapete bene che è nel brand che poi si rispecchia tutta la storia di un'azienda. Quindi c'è un ambiente molto eterogeneo. Ho visto l'ambiente di ricerca che non conoscevo prima, lo dico con questo entusiasmo perché sono andato lì a settembre del 2011, non c'ero mai stato, l'ho stato in tanti altri posti negli Stati Uniti, ma mai dove fanno quella ricerca applicata sugli elementi fisici che vi citavo prima, e lì ho visto questa differenza, e allora capisco anche un po' di logica di appartenenza. Vi dico una cosa, il venerdì pomeriggio c'è questa bellissima caffetteria e tutti gli ex dipendenti IBM, quindi dei signori, immaginate, americani, un po' con quella allure americana, ma sui 70-73, si ritrovano lì, vanno al bar. E perché si ritrovano lì? Perché stanno a disposizione dei giovani. Quindi c'è questa bellissima cosa di un signore di 75 anni, che magari è quello che ha inventato i floppy disk, tutto è un paradosso, che è lì che si beve un caffè e arrivano i ragazzi, i più giovani, che parlano con loro, che gli parlano di esperienze, di cose di vita. E allora lì ti rendi conto di quanto è bello lavorare in aziende così grosse, dove, e credo io di essere la dimostrazione vivente, se tu hai delle idee e la tua visione, e hai un manager illuminato davanti che ti permette di farle, beh, puoi farle. E credo che sia lì l'elemento vincente. Non puoi stare in piedi 101 anni se non permette alle persone di fare le cose. Se chiudi, non vai da nessuna parte. Infatti vedete gli enormi problemi che hanno le aziende giovani, i nostri colleghi di 20 anni, Google eccetera, che adesso cominciano a scontrarsi con l'ipertrofia. Il conto è a tutti noi in un garage da qualche parte in California, diventiamo un po' più grandi, c'hai questa fantastica potenza del far sì che la tua idea sia un'idea vincente, quindi cresci, ma a un certo punto devi cominciare a inquadrarti per forza, perché se passi da 1000 a 30.000 dipendenti, di cui ce n'hai 8.000 negli Stati Uniti e gli altri 22.000 in Grecia, in India, in Cina, culture diverse, religioni diverse, orari di lavoro diversi, perché le cose succedono in momenti diversi. Cosa devi fare? Devi cominciare a dare delle regole abbastanza quadrate. E questo, per quella popolazione lì, è difficile da accettare, perché un conto se tu esci dall'università, il classico percorso dell'ingegneria IBM, no? Ingegneria, uscito laureato fresco come quelli che abbiamo visto oggi che urlavano dottore dottore col suo bel allora in testa, entra direttamente in IBM, diventa già formattato, se vuoi, mentalmente, quindi è in grado di seguire tutta l'evoluzione del processo fino a un certo punto, e quello è un conto. Ma un conto se tu sei super grunge che vai in ufficio con lo skate, perché è quello un conto, è inutile che ci raccontiamo un'immagine che uno dice vabbè, non è così, è così, lo sapete.
e di colpo ti dicono no, guarda, scusami, non puoi più venire con lo skate perché il processo ci obbliga a non sto inventando, perché non so come sia, a non fare le discese, non lo so, o perché devi comunque rispettare qualcun altro, perché adesso sai, ci sono dei dipendenti che non amano gli skate. Ti dici, no, ma che azienda è questa qua? Non so se avete letto il post, c'era un post molto interessante di questo che ha mollato Google 20 giorni fa. Facciamo finta che non sia una bufala, perché poi magari esce di tutto e fai fatica a capire fino a che punto è vero o non è vero. Ma facciamo finta che sia vero, e molte delle cose che scrive io le capisco lavorando in una grande azienda. Diceva, accidenti, siamo diventati un'azienda che faceva ricerche, eccetera, eccetera, adesso siamo diventati dei venditori di pubblicità. Ed è così. Ti obbligano solo e soltanto a pensare a quanto 0,1 fai di ritorno di investimento sulla pubblicità. Cioè, non inventiamo più, in realtà inventano, no? Ma dicono non inventiamo più quello spirito di prima in cui c'erano i lab che sparano da tutte le parti, inventiamo solo e soltanto per prendere lo 0,01 di redemption sulla pubblicità, lavorano solo sui click. Quindi lui dice ho perso quello spirito, poi sicuramente non è così, lui sarà deluso per n ragioni, chissà cosa gli è successo nella sua vita personale e professionale. Però sicuramente te la dice lunga sul fatto che a un certo punto, quando poi anche il business diventa un tuo pezzo della spina dorsale e devi seguirlo in quella direzione, e quindi è vero che noi non siamo come altri che hanno l'ora del giorno dell'innovazione, che è una bellissima cosa che fa Google, di permettere alle persone un giorno alla settimana di fare un po' quello che vogliono. Però è anche vero che nessuno ci impedisce di fare ricerca personale, guardate, io la faccio la mia ricerca personale, la faccio per l'azienda, ma perché sono... come dire, guidato a portare avanti quello che sono i miei interessi professionali e personali, li metto tutti assieme e viene fuori un pezzo di business per la mia azienda, funziona. Perché sennò non riesci ad arrivare lì dopo 101 anni, almeno io credo. Qual è la differenza tra la vostra azienda e un'azienda come può essere la Apple, come può essere Google? Cioè, a parte magari avere dei settori relativamente diversi, come la differenza enorme è che noi non ci occupiamo del consumatore finale, noi lavoriamo per il trade, per il business, che è una cosa molto sottile, la domanda è molto pertinente. Perché alla fine loro si occupano del consumatore finale adesso, però penso si espanderanno prima o poi, perché... il consumatore finale è un pezzo, cioè le grandi cose. Hai ragione, secondo me il tema è i questo. I grandi soldi, tra virgolette, sono il business. Cioè hai perfettamente ragione, cioè allora loro lavorano sull'end user, no? Quindi su tutti noi, come compratore di una maglietta da Pinco o di un paio di scarpe della Nike, no? E quindi la relazione è il negozio su strada. Apple ce l'ha fisicamente, Google ce l'ha online, ma è un negozio sostanzialmente. Noi non ce l'abbiamo, non esiste un negozio IBM su strada, esisteva, non esiste più, esiste se vuoi comprare dei server, eccetera. Quindi noi ci occupiamo dell'enterprise, quindi anche soltanto di tutto quello che sta dietro, non mai sul consumatore finale. Però la tua domanda è correttissima, loro si stanno muovendo di qua. In realtà la domanda che vi faccio è, esiste più un consumatore finale staccato dal business? Mi spiego. La compressione delle tecnologie, come abbiamo visto in tutto questo iter, che è lungo e noioso, ma spero che comunque abbia dato la dimensione, fa sì che una volta poteva permettersi un computer soltanto una grande banca, arrivavano quelli in camice bianco delle IBM con le 30 spenne nel taschino ed erano gli unici che potevano mettere le mani lì dentro. Tutti uscivano dalla stanza, funzionava così, davvero, non sto scherzando. Non poteva neanche stare la persona, il cliente non poteva stare lì, perché soltanto le persone di IBM potevano mettere le mani lì dentro. Oggi tu sei in una riunione, stai parlando di qualche cosa, voi avreste potuto fare, no Nicola, guarda quello che stai dicendo, non è mica così, perché qua ho visto che accesso alle informazioni e gestione di dati, applicazioni, sistemi da parte vostra, perché siete voi che oggi gestite. E quindi un conto se siete studenti, ricercatori, docenti in questo momento, ma in realtà domani potreste essere anche clienti, cioè se tu sei un amministratore delegato di un'azienda e hai un minimo di passione per la tecnologia, accidenti, puoi mettere un po' in un angolo un ingegnere dell'IBM o di chiunque altro, perché il tuo ruolo di consumatore in realtà comincia a diventare sempre più offuscato, diventi sempre più tu stesso una parte di tecnologia, il mondo dell'app, ragazzi, cioè il cloud. Il fatto che tu possa fisicamente accedere a una serie di parti tecnologiche non è che sia soltanto per i consumatori finali che hanno voglia di avere un giochino, cioè non sono più giochini quelli.
Quindi comincia anche a cambiare la logica. Quindi nel cloud siamo noi stessi che siamo degli abilitatori del cloud, cioè noi lavoriamo per far sì che gli altri sfruttino quel pezzo di tecnologia, ma in realtà il confine comincia sempre più a diventare labile. Da una parte quindi abbiamo loro che puntano verso l'enterprise e d'altra parte noi che, anche se non volessimo, stiamo andando verso il consumatore finale, è inevitabile. Domani alle 11:30, se volete scaricatelo su iTunes, è già lì sopra, lanciamo un'applicazione al Museo della Scienza e della Tecnica, si chiama Leonardo Round, che ho disegnato ormai un anno fa, c'è avuto un anno per arrivare qui, quindi è già un po', se volete, passata, non come logica, perché logica secondo me sta in piedi. Abbiamo fatto una guida digitale dei luoghi di Leonardo a Milano. Niente di che se voi la valutate così. Se invece tu la valuti dal punto di vista del cliente, cioè il Museo della Scienza e della Tecnica, vedi come il museo, che è una struttura fisica con dei muri, in realtà si muove sul territorio. Dice: sono il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci a Milano, perché si chiama così il museo. Leonardo ha fatto un grosso delle sue opere, le principali, come ricerca e sviluppo a Milano. Ci sono dei luoghi fisici, il castello, il cenacolo, le chiuse, eccetera, eccetera. Ma perché non sfruttare la città per fare drive to museo? E viceversa, quando io sono al museo, dire: guarda che queste cose che qua vedi in miniatura, vattene a vedere dal vivo là, e costruisci un'esperienza, se volete, un po' più viva. Niente di che, perché ci sono molte esperienze di questo tipo, ma l'occasione è interessante, quella di unire questi elementi. Quindi domani mattina alle 11:30 faccio un'applicazione, presentiamo l'applicazione scaricabile gratuitamente da iTunes. Quant'è la mia distanza all'enterprise? Piccolissima. Poi noi la facciamo per filantropia, la fa la fondazione IBM, non è IBM stessa che la fa. Quindi è la parte di IBM che si occupa di cultura, il tema è la cultura, quindi non stiamo parlando di fare dei soldi con quell'applicazione, stiamo raccontando che cosa può fare la tecnologia per un museo in un'ottica futura, no? Quindi, però la compressione è quella, è un'app su iTunes che comunque sia dietro del pensiero IBM, e siamo noi che stiamo andando. Quindi sarà molto, molto difficile difendere il tuo confine, anche se per noi è tracciato. Quindi noi veniamo percepiti da quel mercato come quelli nell'enterprise più vicini al modello evolutivo, a differenza degli altri che avevi visto citati, che sono delle grandissime e meravigliose aziende che hanno tanta capacità, dove probabilmente oggi vengono percepite col fiato un po' più corto, proprio perché hanno un po' sballonzolato di quelli là. Prendi Microsoft, che giustamente ha una doppia valenza, naturalmente si occupa di business e di consumatore finale dall'inizio. E oggi quella cosa lì la fai un po' più fatica, cioè il mercato sembra che sia via più retta chi si occupa del consumatore finale Apple e di chi si occupa del business, mentre chi sta lì in mezzo fa un po' fatica a capire. Non lo so, durerà, magari l'anno prossimo saremo sesti in classifica, però quest'anno ce lo godiamo, come si suol dire. A posto, grazie mille. È stato un piacere. Grazie a voi che avete avuto pazienza di ascoltare questo brodo lunghissimo.